7 grandi maestri del design si interrogano sulla funzione del cucchiaio, simbolo di grande umanità che insieme al Pinocchio e alla teiera gigante hanno provocato grossi malumori tra la gente comune. Anche Fuxas dice la sua. Le vuole parlare di politica. Guardi, le dico solo una cosa, che il piano Fanfani è di 50 anni fa ed è l'ultimo piano che aveva in testa la realtà italiana per dare una casa quasi a tutti. Ma sentiamo Gillo Dorfles cosa ne pensa. Nel campo dell'arte come intende dire? Sì, insomma, del cucchiaio e degli altri oggetti del design. Cosa pensa della reazione della gente? Come designer? Architetto? No, scusa, volevo sapere che ne pensi di queste cose, no. Insomma. Io non posso parlare di arte, parlo solo del design. Appunto, cioè, questa cosa, che ne pensi qui? Cioè, che funzione ha il design in questo caso? Cioè, con le persone. Pittura, scultura. No, ora, senti, Gillo, cioè, mi dispiace, però, insomma, volevo appunto... No, non rispondo a questa domanda, no. Non rientra nelle premesse. Sì, va bene. E che ti devo dire? Cioè, nel senso, te hai sentito anche Fuxas, no? Che ci ha detto per questa cosa. Dici anche un po' anche qualcosa sul Pinocchio, almeno, dai, Pinocchio. Preferirò dirlo, ammesso che sia ancora... presente su questa terra tra una ventina d'anni. Ultradelirio, il nuovo delirante palinsesto in onda 24 ore su 24 da Natale in tutte le salumerie, credo.